poi collaboratori, poi l'Unicorno, Fratesca Mina, Fratesca Nica, Zucca Immacolata, la Princesa Giovanna, Barone Lisa, poi Romeo, Barone Giovanna, Amato Caterina e tutti coloro che in futuro vorranno partecipare. E poi ringrazio la biblioteca, l'amministratore parrocchiale dell'ora c'era Don Amedeo Marascandolo che è il 2000 e il Don Giuseppe Caresta che è stato un po' da seminarista vicario generale che è venuto da questi giovani. Se possiamo pretendere più, quanta strada abbiamo la crema. Abbiamo la crema. Questo fa capire. E la cosa che mi ha fatto commuovere, la prima pagina, vi leggo solo questo qui, e hanno messo Monsignore. Ha detto tutti questi ragazzi hanno preso da questo uomo qui, da Monsignor Pasquale. E tutto quello che c'è viene da lui. Io mi sono inserito e continuo quella strada. A tutti i giovani, scrive Monsignore, agli ex discepoli, e a quanto il mio gradevole stare insieme con essi vorrei dire, abbiate fiducia non solo nella vita, ma anche nella infinita grandezza di Dio al quale dedicare qualcosa della vostra magnanimità. I giovani rispondono, dopo un anno che era morto, rispondono così, un progetto che non nasce, ma continua sempre più approvato dall'amministratore parrocchiale appunto della biblioteca. Proprio quella biblioteca prodotta dalle vostre sante mani, dai vostri indescrivibili sforzi, dalla vostra predisposizione al bene verso il prossimo, sempre propenso ad una crescita culturale di carattere etico, morale, civile e religioso, parallela alla crescita della biblioteca che più va avanti il tempo e più è un tesoro per tutti. Ma soprattutto noi giovani, che possiamo disporre, grazie a voi, di un bene di inestimabile valore. Voi ripetevate sempre che l'esperienza sarà per i giovani e non solo, forza di pedagogia come fonte delle regole più moderne. E poi, quando apriremo la biblioteca rinnovata, restaurata, faremo una grande festa. Stiamo ancora alla parte finale, ma appena sarà pronto. E poi concludo con questa frase ormai memorabile, io lancio il cuore ai nostri giovani. Nella vita sei libero di leggere o non leggere, di leggere o guardare la TV, noi potremmo aggiungere stare col cellulare. Ricordati però che ci sarà sempre qualcuno che varrà più di te, perché ha già letto molto più di te e meglio di te. Perciò vedete l'insegnamento di Monsignore. E ora andiamo solo senza tardare il sindaco che illustrerà questa pubblicazione e poi vi sarà data alla fine prima di andare là. Però vi raccomando, prendete una famiglia, non una persona, se ci sono due o tre della stessa famiglia, prendete una sola perché resterà a casa da poter leggere insieme, se no non basteranno per tutti. Voglio venire con la tua auto, Luigi, non so chi c'è, e non prego. Buonasera. Ecco, qui stasera soprattutto vorrei non tanto parlare da sindaco ma da Giuseppe. Come sindaco dovrei dire complimentarmi per l'ennesimo prodotto culturale, questa esperienza di quello che dà la nostra terra e anche in questa settimana, in questo novenario, per la grande testimonianza di fede della comunità di Arena Bianca. Ma ripeto, era una sera che preferisco parlare non più diciottenne, ovviamente, per ovvie ragioni, ma sintetizzando un po' una storia, che è stata quella una storia semplice, che parte da una forza tra le più energiche che possono esistere, un'amicizia. Quando un gruppo di giovani, dentro il nome Frecce, che significa un po' chi voleva provare, emergere, anche da lì all'interno, mi si dice, conoscere un po' meglio la vita e il mondo circostante, a cavallo tra le scuole superiori e l'inizio dell'università, gli anni un po' complicati, decidendo che il luogo della biblioteca, della parrocchia, ovviamente a cui eravamo legati già per esperienza personale, si dovesse allargare al mondo giovanile della nostra frazione e non solo. E allora, da quell'esperienza di associazione giovanile, poi che vide coinvolti tanti giovani, Fernando era citato alcuni, ma poi negli anni tanti altri, che è durato circa una decina d'anni, poi veramente gli impegni lavorativi, per
personali di studio hanno portato un po' ognuno di noi su altre mete, ma senza mai dimenticare il territorio, tant'è che se presentiamo un'edizione straordinaria vuol dire che resta un legame con la nostra storia. Dico, c'è anche Maria Caterina, credo qua, ma tanti giorni ci siamo alternati, diciamo, nel tempo, in queste esperienze di durata, che erano le esperienze di amicizia. L'anno scorso con Don Bernardo sono stati un meeting che aveva il titolo Resistenza umana in un'amicizia inesauribile. Questa esperienza è fondata su un'amicizia inesauribile, perché inesauribile ovviamente è il motivo per cui eravamo legati. L'esperienza di Zio Monsignore era un'esperienza pastorale, religiosa, ma anche culturale. E quell'esperienza culturale tradotta magnificamente, direi oggi, nella biblioteca, porta il suo nome, chiaramente è un'esperienza che ha generato tutti e ne può generare tanti. Ma poi voglio dire anche un'esperienza con Don Fernando, perché poi passa il tempo e ci vogliono anche le persone capaci di testimoniare questi legami indissolubili nel nome della bellezza, ma in queste sere più volte nei suoi pensieri omeletici ha fatto, detto, e anche ovviamente nella cultura, nell'amicizia e nel credere che si possa generare frutti di bene. E allora, da questa esperienza, legato al territorio, quindi anche al meritorio di Convento, l'ho conosciuto che l'associazione La Collina ha fatto del restauro del quadro della Vergine della Loretana, che vedete ovviamente qui restaurata, e anche a conclusione di quell'esperienza che avevamo iniziato nel 2018, poi un po' interrotta per il Covid, per ricordare proprio i 100 anni dalla nascita di Zio Monsignor Antonio Pascale, abbiamo deciso così, in accordo, un po' sulla battuta, ma poi con convinzione e impegno, di proporre un'edizione straordinaria, di cercare di tradurre in scritti quello che stiamo facendo attualmente. Un gruppo di persone, non abbiamo coinvolto tutti, però per ragioni di tempo, impegno, per cercare di dare, non era importante il nome della firma che scriveva, era la sintesi di un percorso di una comunità. E allora abbiamo cercato, partendo da quello che noi oggi facciamo, chi come me insegna, ma chi come Luigi un avvocato, Paolo un medico, Giuseppe il nostro vicario, Giuseppe da cui anche un avvocato, cioè abbiamo coinvolto Don Fernando, il nostro parroco, abbiamo coinvolto le nostre attività quotidiane, cercando di dare vita a un prodotto culturale, che, eccetto il mio articolo, mi sento di dire che è uno dei prodotti culturali più elevati dell'intero territorio del Vallo di Diano. Anche per il mio lavoro da sindaco, ruolo, mi trovo spesso a confrontarmi con testi, libri, rassegne, giornali e via dicendo, vi posso dire che la qualità degli scritti che hanno proposto gli amici che dicevo prima sono di altissimo profilo scientifico, culturale, e questo dà anche gusto ovviamente alla comunità di Montesano e alla nostra comunità, perché può essere anche un riferimento di approfondimenti ulteriori. La speranza sia quella di essere anche di fare un prodotto che non solo possa arrivare nelle case, possa essere letto, possa raccontare una storia, possa rivelare un'amicizia inesauribile, come dicevo prima, ma possa trovare anche altri giovani capaci di farlo. L'esperienza di un giornale, c'è la mia collega professoressa Rocca che me lo insegna, l'esperienza di un giornale è un'esperienza di crescita dei nostri giovani, un'esperienza di scrittura, di creazione, di intelligenza, di approfondimento, di competenza, è un'esperienza di libertà, per alcuni noi sta dando un lavoratore professionale, pubblico, perché no, di classe dirigente, di confronto. Quindi invito alla lettura, ma anche che un domani ci sia chi possa portare avanti le esperienze di questo tipo nelle nuove generazioni, laddove non accadesse in quei campi di chi continuerà a farlo senza scadenze, non siamo in grado di rispettarli, senza ovviamente troppe pretese, non siamo in grado di portarlo avanti insieme a tante altre cose che facciamo. Quando riterremo di avere voglia, lo ritorneremo sicuramente a fare per dare un contributo, ripeto, al territorio basco che ne ha bisogno, che sia un prodotto su cui possa confrontarsi all'interno delle campi, dai parte a provincia di Salernitana, penso sia davvero un testo su cui c'è tanto da dire. E poi voglio dire questo, dalla pagina numero 2 fino ad arrivare alla pagina numero 9 abbiamo 10 e poi c'è la foto del quadro del dopo il restauro, abbiamo ritenuto di prendere un testo sempre di Zio Monsignore, che era un po' particolare, è il testo che in un certo qual senso raccontava la storia del quadro, cioè la presenza del quadro delle gambe bianche, anche la storia di tutti gli artistici del quadro. Uno dei motivi per cui abbiamo voluto fare questa pubblicazione è anche quella che un domani, un cittadino che non è di Montesano, non è del Vallo di Diano, che viene da fuori, che possiamo invitare, sostenere, dobbiamo farlo tutti insieme a visitare questo splendido e che si è svolto il quadro
che noi abbiamo possa trovare anche con un giornalino di fisso, con i nuovi strumenti, QR code, internet, tutto ciò che è strutturato all'angolare, tutti gli strumenti che oggi ci consente, possa trovare una spiegazione artistica al quadro della vela, affinché il quadro tutto l'anno, 365 giorni all'anno, diventi insieme a tante emergenze culturali e artistiche che abbiamo nel territorio, diventi anche questo un punto di visita, di anche di bellezza, se mi consentite, di significato. Quindi può essere un'occasione anche per inserire il quadro in un tassello più basso di promozione territoriale, soprattutto per riconoscerne la bellezza e l'importanza di questa comunità e questo significativo quadro. Questo è tutto, il giornale si muda in 35 pagine, con delle foto a colori molto belle, la ripresa è curata con grande professionalità questa edizione, quindi ripeto, il nostro dono dopo diciamo, 2000, 24 anni diciamo, sono passati da quel momento, è un po' un dono che abbiamo fatto come gruppo di giovani di professionisti della nostra terra, ulteriormente alla nostra comunità. Spero vi piaccia, lo troviate interessante, potrà in alcuni aspetti sembrare complicato o tecnico, ma era giusto che se il dono che abbiamo fatto alla comunità fosse un dono di qualità, di incredito che restasse per esprimere quella grandezza che ci appartiene. Quindi grazie ancora a tutti, non so se qualcun altro vuole prendere un libro o aggiungere altro, farebbe piacere, ma ripeto, è stato anche per voi un po' emozionante. Tornare dopo 24 anni, ricordare un po' quelle esperienze culturali e soprattutto, perché no, essere anche da esempio per chi a quell'età possa attuare nella strada della cultura, la strada della ricerca. Grazie. La retorica che dice tutto ve la dico in una sola parola, è quella rappresentata nel quadro della Madonna di Loreto restaurata in questo momento. E quindi non ho altro da aggiungere riguardo al quadro. Non vi toglierò la curiosità di sfogliare le pagine del nostro bellissimo giornale, di questa bellissima esperienza umana, fondata sui valori più autentici dell'amicizia, della lealtà e che ci ha accompagnato fino ad oggi, fin dai primi anni del 2000. Ovviamente non posso fare riferimento alla formazione, perché quelli sono stati gli anni della formazione, gli anni della nostra prima formazione, sia di livello culturale, sia di livello amicale, ma anche direi di livello di divertimento. Basti pensare alle gite che abbiamo fatto, ai pellegrinaggi che abbiamo fatto tutti insieme, con tanto entusiasmo, quando eravamo molto più giovani. Oggi però possiamo dire che questa comunità non si è mai dissolta, siamo rimasti gli stessi di sempre, siamo rimasti quelli che eravamo un tempo. Nulla in noi è cambiato se non questo rapporto davvero di sangue con gli amici che mi hanno voluto che io partecipassi alla loro avventura. I maestri che abbiamo conosciuto, il Don Bernardo, perché è stato il maestro,
i limiti ai quali ci siamo avvicinati per quanto riguarda lo stesso, la vita, 2000 anni, un educatore fondante, cui quest'anno ricorre il centenario, e naturalmente il dottor Sussani ci ha insegnato a dire che a vivere indegnamente, ideale. Non posso non concludere questo mio dire senza portare il mio ricordo personale a Monsignor Antonio Pascal. Avendolo conosciuto da ragazzino, quanto mai avrei immaginato che io un giorno sarei stato nella comunità di Elena Bianca, avrei partecipato a queste attività, quando con mio padre scendevo qualche volta a far visita al Monsignore, Monsignor Pascal mi diceva, vi racconto un aneddoto che concludo davvero, mi diceva, che bello l'orologio che c'ha lui. Sai, io ho posto il mio orologio un quarto d'ora in avanti. Se vorrai anche tu il tuo orologio un quarto d'ora in avanti, ricorda che non arriverà mai in ritardo agli appuntamenti e avrai speso al meglio la tua giornata. Noi crediamo che la spesa da te. Vi ringrazio. Buonasera a tutti, un caro saluto a tutti voi. Il nostro carissimo Giuseppe Rinaldi ha già presentato il percorso che in questi 20 anni più, perché diciamo che abbiamo iniziato anche un po' prima ad essere parte attiva di questa comunità, e ci siamo poi ritrovati nella adolescenza, nella gioventù piena, come frecce in volo, cioè dovevamo costruire un arco, avere la possibilità di poter decidere nel nostro cuore quale strada potesse essere migliore. E tutti noi, pur avendo questa attitudine, diciamo, umana, di ricercare il nostro futuro, colui che ci ha guidati nel primo tempo di quella gioventù ci ha aiutati a scoprire che c'è una vocazione, cioè tutti siamo chiamati a compiere un percorso, a scoprire qualcosa di più grande nella vita, e tutti quanti noi, anche i ragazzi che hanno conosciuto Don Antonio, signor Pascale, anche nell'età del suo insegnamento nel liceo classico di Sala Consilina, hanno sempre testimoniato di aver avuto una scintilla dell'incontro con signor Pascale. Io personalmente il mio legame è viscerale, quindi non posso entrare nella dinamica prettamente affettiva e interiore, perché darei parole all'emozione e quindi non è possibile. Queste le devo cominciare a tenere come tesoro per il tempo della mia maturità di vita, no? Quando anch'io, con la grazia di Dio, arriverò a poter scrivere qualcosa di sensato sulla vita, sulla storia, sulla biologia e l'arte. Perché il testo che ha scritto Monsignor Pascale sulla Madonna di Loreto è stato scritto quando lui aveva 77 anni. Cioè, prima di scrivere un testo, ha aspettato 77 anni. Uno storico dell'arte che aveva conosciuto, ampliato, frequentato i grandi percorsi della cultura italiana, e in modo particolare Don Fernando, ma soprattutto Teresa, ne custodisce anche la memoria di quello che sto dicendo. Noi eravamo campioni, no? Cioè persone che con le campo si affiliavano a questo fiume così imponente, e quindi prendere come testo l'articolo pubblicato su Eurisis del 1995, quando per memoria personale facevo il quarto ginnasio a Sala, e ho portato con me la copia che l'allora preside Vittorio Bracco ci consegnò a tutti gli studenti. Ecco, è stato
motivo di orgoglio, di soddisfazione, vedete sulla copertina di Euridis la Vergine Lauretana. Tutti noi siamo legati alla statua della Madonna di Loreto, ma Monsignore ci ha educati, ci ha mostrato che c'era anche un'altra immagine molto più antica, molto più nobile anche nella fattura, molto più profonda nel messaggio. E quindi il testo che abbiamo presentato a Corredo, l'articolo di Monsignore, vuole essere appunto un approfondimento di alcuni temi anche di teologia e di spiritualità che abbiamo sentiti come propri e quindi li abbiamo comunicati con la stessa, speriamo, semplicità ed efficacia, non certamente con la stessa maturità, perché un testo scritto da una persona come Monsignore che aveva già celebrato i 50 anni di sacerdozio rispetto a noi, ecco, umilmente ci sentiamo di avere ancora compreso poco di quella potenza di messaggio che lui ci ha consegnato. Però dopo 20 anni di trovarci qui, nell'amicizia che Giuseppe, Paolo, Luigi e Giuseppe D'Agonti ci hanno presentato, poi recuperando un po' anche le nostre dimensioni, come dire, relazionali, che poi la vita ci ha portati un po' a cercare altro, ma più per necessità e per missione che per effettivo desiderio del cuore, perché ognuno vorrebbe stare a casa propria, si dice così, vero? Il cuore sta bene a casa sua, però in alcuni momenti sbarcare l'esodo per andare dove il Signore manda, altrimenti la tua vocazione rimane chiusa nei tuoi pensieri e nei tuoi sentimenti. E quindi poter leggere dopo 20 anni, rileggere il testo di Monsignore e presentarlo alla comunità, ecco, ci sentiamo umilmente di dire grazie di quello che abbiamo ricevuto. Grazie tanto perché in questo percorso noi abbiamo riletto e possiamo leggere, grazie al nostro sindaco Giuseppe che ci ha pressato su questa cosa. Mi raccomando, non prendete impegni, sei ci saremo, non è all'appuntamento presso la Madonna, non mancheremo mai, va bene, per quello che sono i tanti impegni, ma al tempo stesso sappiamo di dire che tanti giovani della nostra comunità del Vado di Diano, in questa visione che Giuseppe ci ha presentato, ecco, magari, ecco, si ripetesse questo stesso percorso laboratoriale. Io dico grazie a Monsignore per quello che ci ha consegnato, Fernando, Teresa in modo particolare, che è stato custodendo la memoria in maniera partita, e ci aspettiamo il prossimo ancora dell'inaugurazione, giusto? Don Fernando, 2025, giubileo, quindi sarà una tappa bella nella quale poter, dopo 25 anni, ecco, anche celebrare questo momento così bello. E alla Madonna di Loreto consegniamo questo testo, sperando che quando arriveremo anche noi a 70 anni avremo la lucidità di scrivere cose belle anche per il futuro. Grazie a tutti. Ci protegge e ci sostiene.
un ultimo pensiero, forse invito per concludere, vorrei ringraziare tutti voi che siete venuti a partecipare a questa novena, perché di sera vi ringrazio perché mi sono dimenticato, ma vi rinnovo il mio ringraziamento, anche a chi è venuto da altre parrocchie che si sono unite, e così mi sono sentito nella storia, mi avete fatto sentire nella storia, perché questa Madonna non è, come ho detto sempre, la vita di Arena Bianca, ma di tutto il comune di Montesanto, perché tutto il comune di Montesanto ha sempre partecipato a questa grande festa in onore di Maria Santissima di Loreto. Vi ringrazio di vero cuore. Don Fernando? Sì, devo prendere. Don Fernando, le messe di domani.